Buonasera care telespettatrici e cari telespettatori, sta in questo momento per iniziare l'incontro e inizia con una battuta sbagliata della squadra di casa, la sfida della 17ª giornata del girone C di Serie B maschile tra lo Sloga Tabor Televita e il Massanzago. Sfida che ovviamente dopo le ultime prestazioni del Televita acquista un nuovo valore. Se prima si ipotizzava magari una sfida a senso unico, appunto dopo aver dimostrato il Televita nelle ultime giornate di poter battere anche squadre altolocate, appunto ovviamente la sfida acquista nuovo valore, e a questo nuovo valore si aggiunge poi il risultato di ieri con la sconfitta del Conselvane, che di fatto potrebbe, intanto c'è la portata fischiata al giocatore del Massanzago Ribon, Luca Ribon. Dunque 2-1 per il Televita in questo primo set, Vatovac al servizio. Ebbene, dopo la sconfitta del Conselvane di ieri, appunto la Televita potrebbe fare un ulteriore grosso passo verso la salvezza. Se guardiamo le formazioni in campo per la squadra di casa, non poteva essere altrimenti. Confermato il sestetto che ha battuto il Motta, ovvero con in palleggio Princi opposto Cante. Le due ali sono, no, vediamo che c'è Cittolo in banda insieme a Umek, e intanto un muro, e poi Ivanovic e Vatovac al centro. Dunque c'è un cambio, c'è Cittolo e non D'Orlando, che ha ben figurato settimana scorsa in banda. Poi centrali, dicevamo, Ivanovic e Vatovac. Intanto 4-1 in questo inizio primo set per il Televita, che ha ottenuto il quarto punto con uno splendido muro. Intanto vediamo e chiude con questo pallonetto il centrale Formilan, che consente a Ribon di andare in battuta. Il Ribon, che è una delle due ali a disposizione dell'allenatore ospite Renato Barbon. Battuta in salto, tocca il nastro, ricezione buona, e poi però c'è il muro al centro proprio del numero 9 Formilan. Dunque punta muro, 4-3 il risultato. Ancora Ribon in battuta in salto, Cittolo tiene, Princi di nuovo per Cittolo, muro fuori, ha toccato il muro Simone Tovo, e poi pallone finito fuori. Dunque 5-3 per il Sloga Tabor Televita. Battuta in grave difficoltà, Ribon infatti la sua ricezione finisce contro il soffitto, e dunque punto ottenuto direttamente in battuta dal capitano dello Sloga Tabor, Cante. Vassili Cante, dunque, che mette ancora in difficoltà gli ospiti, che devono mettere pallone in bagarre oltre. Poi c'è Ivanovic che ottiene il punto. Altro tocco a muro di Formilan, pallone che finisce fuori, dunque muro fuori, punto in attacco per Ivanovic, 7-3. Positivo l'inizio partita della squadra di casa.
che sta mettendo in difficoltà adesso nello specifico con Kante gli ospiti. Altra ricezione non perfetta, però risolve la situazione Matteo Casarin, che mette palla a terra e Formilan può andare in battuta. Dunque Formilan in battuta, numero 9. Sbaglia Formilan, lascia dunque il suo posto al libero della squadra di casa, che è il numero 6, Matteo Carlesso. Tanto buona la ricezione degli ospiti, pallonetto vincente di Matteo Casarin, va in battuta l'opposto ospite, il numero 10 Simone Tovo. Tiene Cetolo in ricezione, poi Kante chiamata a muro, altra possibilità per il Televita. Cetolo diagonale, difeso benissimo dal libero, poi c'è l'attacco fuori di Matteo Casarin, niente da fare per lui. Dunque ciao. Tanto abbiamo salutato proprio il capitano dello Sloga Kante, che è venuto a raccogliere il pallone, che è arrivato qui sotto la nostra postazione. Alto punto, gran punto questo di Ivanovic in battuta veramente perfetta all'incrocio delle righe, impossibile da ricevere questa battuta. Veramente Ivanovic ha trovato l'angolino dove non poteva arrivarci nello specifico Matteo Casarin. Ivanovic rebound, riceve, poi Casarin è bravo con questa diagonale a mettere palla a terra. Dunque punto per lui, è proprio lo stesso 16 Casarin che va in battuta. In grosse difficoltà in questo caso Umek, e non riescono a mettere in tre tocchi la palla oltre. Dunque di fatto possiamo assegnare il punto a Casarin in battuta. Tiene bene il Televita Umek, però non riesce a mettere palla a terra, neanche rebound, possibilità di contrattacco Televita, difeso l'attacco di Kant, ancora rebound e ottiene il punto. Rebound 10-8 dunque. Il risultato, sempre vantaggio Televita. Battuta in salto, tocca il nastro, Umek perfetto in ricezione, poi va ad attaccare, c'è la difesa di Tovo, rigiocata, poi ancora Umek, tocca il nastro, è libero, difende, contrasto sotto rete, ancora Kante può solo appoggiarla oltre, poi c'è il punto ottenuto da Luca Ribon. Dunque torna sotto il Massanzago, che è quarto al momento in classifica dopo la coppia in testa. Al momento, per quanto ne sappiamo, il Prata primo, perché tanto Umek riceve sul soffitto, ho 10 pari. Vediamo se ci sarà il time out di Erončić. Cioè, così è, stavamo osservando proprio l'allenatore del
Televita. Adesso in questo minuto di sospensione uno sguardo alla classifica, che vede al momento il Prata in testa, ha vinto facilmente 3-0 il derby di sabato sera con il Motta. Dunque il Prata che si è portato a 45 in attesa della partita di oggi tra Trebaseliche e Portoviro. Il Portoviro appunto insegue 43, poi c'è un vero abisso, terzo il Monselice 32, il Massanzago è quarto a 28 punti davanti alla coppia Valsugana Padova e Motta 27, e poi c'è la si passa con 10 punti di distanza alle zone basse della classifica con Piera Martellozzo Pordenone a 17, il Silvolley a 16, la coppia formata da Sloga e Mestrino a 15, il Volley Treviso insieme al Conselvena, che però ha già giocato la partita di questo girone a 11, chiude il Chiene Padova, tanto c'è il sorpasso, undicesimo punto per gli ospiti. Dunque continua il momento, no, in questo giro veramente non riescono a mettere palle a terra i giocatori del Televita. Ciaudek riceve, Umek attacca, però c'è un'altra difesa del libero, poi un ottimo palleggio e il punto in attacco di Luca Ribon, 12 a 10. Problemi dunque per Umek, che non riesce a mettere palle al terra, infatti già vediamo pronto, crediamo, d'Orlando. Il problema è che adesso c'è finalmente il punto di Kant per l'undicesimo punto Televita. Dicevamo, il problema è che le ricezioni sono discrete ma non sufficientemente buone da consentire a Princi di giocare con i centrali. Vediamo lo stesso Princi che adesso va in battuta. Dunque lo Sloga Televita avrà 3 attacchi nei prossimi 3 giri. Tanto c'è un pallonetto difeso in qualche modo dal libero, poi può solo appoggiare oltre il Massanzago Umek, palla fuori di Umek, attacco fuori e probabilmente no, decide di tenerlo ancora in campo Jeroncic, non cambia ancora il giovane attaccante di banda. 13 a 11 Massanzago. Bene Cetolo, attacco di Umek, che questa volta mette a terra il pallone, ovvero più che mette a terra, c'è stata la difesa ospite finita sul soffitto, dunque 12 a 13. Vediamo Ribon in attacco, toccato dal muro l'attacco e dunque punto per lui. Punto per lui. Questo attacco non è resistibile, forse in difesa si poteva fare qualcosa di più, ma ciò che conta è che il pallone sia finito per terra, dunque Ribon efficace l'attacco. Cetolo, il palleggio riceve Bele e poi c'è l'attacco di Kante in campo. Secondo l'arbitro era in campo l'attacco, dunque 13 a 14. Se abbiamo visto bene anche l'allenatore ospite, Barbona ha confermato che la palla fosse in campo. Tanto c'è l'errore in battuta di Vatovac, 15 a 13 il risultato, e va Ribon in battuta per gli ospiti. Battuta e salto potente, ace
incomprensione tra Umek e Čaudek, punto dunque direttamente in battuta per gli ospiti, che stanno mettendo in difficoltà il Televita con le battute in salto. Ancora rebound, finisce a metà rete la sua battuta, dunque però comunque c'è stato un mini break del Massanzago che ha deciso due punti di vantaggio. Ribon bene, ricezione, attacco di Tovo, punto per Tovo. E se ne va in battuta Formilan, il centrale, ospite. 17-14 risultato. Umek in difficoltà, Kante, c'è la difesa di Tovo e poi si gioca avanti, vediamo Princi, tenta di seconda, intercettato, possibilità poi per Tovo e c'è il punto da zona 2 per Tovo. 18-14. Time out nuovamente chiamato da Jaroncic sul 18-14 per la squadra ospite, che sicuramente sta in questa, almeno in questa prima fase del primo set, sta dimostrando qualità superiori al Motta, anche se diciamo che il Motta visto settimana scorsa qui a Repen non era una squadra d'alta classifica, probabilmente giornata no di più di qualche giocatore, mentre il Massanzago per il momento sta facendo bene, efficaci soprattutto dalle bande, poco è in battuta ovviamente. Ancora Formilano intanto ai 9 metri, riceve in palleggio bene Umek e poi Ivanovic mette palla a terra dal centro. Adesso il turno in battuta di Cetolo. Andiamo. Ricevono discretamente gli ospiti, poi Tovo viene murato da Umek, bel muro questo di Umek, ha messo benissimo la mano esterna, e dunque mini break Televita che si porta a meno 2, ancora Cetolo. Bene, in ricezione gli ospiti e poi c'è stato un fallo a rete, pallone che era uscito, ma ovviamente prima che il pallone uscisse c'è stato il fallo a rete del muro del Televita, dunque 19-16. Tovo, Čaudek bene ricezione, chiamato Kante dalla seconda e c'è stato il muro di Matteo Casarin, e dunque subito si riporta sul più 4 la squadra ospite, 20-16. Ancora il battuta Tovo, non forza, buona la ricezione Televita, Kante, pallonetto difeso in qualche modo e poi c'è Tovo dai 4 metri che attacca, c'è il tocco a muro e 21-16 dunque per il Massanzago. Ancora Tovo, vediamo, in battuta, forza, mette in grave difficoltà Cetolo e c'è l'ace per Tovo,
non tiene in ricezione il Televita, 22-16, problemi in ricezione per la squadra di Jeroncic. Vediamo di nuovo Tovo, forza e sbaglia. Oh, ci sta, dopo due punti ottenuti in battuta ci sta anche di sbagliare la terza battuta. 17-22 il risultato, con Ivanovic che tenterà di fare lo stesso dal tanto parte, non è perfetta la ricezione, possibilità di rigiocata Vatovac per Umek che non può forzare più di tanto, e poi c'è il punto, poi c'è il punto ottenuto dalla squadra ospite con il numero 16 Casarin, che può andare in battuta. Presumiamo batterà il salto, ha già messo in difficoltà in precedenza la squadra di casa. Non forza Casarin, però la ricezione è sui 4 metri. Umek, bravo in questo caso, con le mani fuori, prende il pallone alto, gioca sulle mani del muro. 18-23, però adesso ha bisogno di un bel filotto la squadra di casa. Battuta in salto flottante, perfetta la ricezione, poi il murato, il centrale, rebound, tocca il muro, possibilità di contrattacco Televita, Umek difeso, il suo attacco, rebound diagonale, punto, punto ottenuto da rebound, questo attacco da zona 4, 24-18 per gli ospiti. 6 set point, ma prima c'è il doppio cambio. Vediamo che entrano il numero 7 e il numero 5. Il numero 7 Cadeo e il numero 5 Favaro. Ha cambiato sostanzialmente la diagonale. Sbaglia intanto battuta il centrale numero 12 Bigliato. Umek in battuta sul 19-24, annullata la prima palla set, però ne ha altre 5 possibilità la squadra ospite. Umek sbaglia battuta, regala il set agli avversari, dunque si chiude il primo parziale sul risultato di 25-19 per il Massanzago, che dunque conduce 1-0. Ben ritrovati sulle frequenze di RTA Teleantenna, tutto pronto per iniziare questo secondo set tra lo Sloga Tabor Televita e il Massanzago. Primo set vinto per 25-19 dagli ospiti, che conducono dunque 1-0. Vedremo se in questo secondo set ci sarà la reazione della squadra di casa. Intanto c'è il primo punto del secondo set ottenuto dal Televita, esattamente con Vatovac dal centro, che ottiene credo il suo secondo punto in questo incontro. In ogni caso 1-0 Televita, nessun cambio nelle formazioni delle due squadre, dunque sia Jeroncic che Barbona hanno, intanto errore in battuta per Vatovac, sia Jeroncic che Barbona hanno deciso di confermare il sestetto che ha iniziato l'incontro. Intanto in battuta per gli ospiti il numero 15 rebound Ciaudek, ben ricezione, attacco di Kante, difesa in qualche modo, e poi c'è il muro, poi c'è il muro della squadra ospite, dunque 2-1 conduce Massanzago, ma bravissimo
Tovo a salvare un pallone quasi impossibile. Ancora Ribon, battuta in salto, Čaudek tiene il pallone e Ivanovic la mette per terra. Bravo, bravo il centrale, bravo anche Princi a servirlo. Dunque due pari. Vediamo Kante. E poi c'è il punto in attacco di Casarin. Per il momento quasi infermabili da zona 4 gli ospiti. Questa è la differenza, credo, tra la partita di oggi e quella di una settimana or sono contro il Motta. Altro punto di Casarin. 4-2. Dunque problemi per il Televita, che non riesce a mettere giù il pallone. Intanto Kante dalla seconda, altra difesa, poi Čaudek alzata per Cetolo, Murato, rigiocata Čaudek per Cetolo, ed è, c'è finalmente il punto ottenuto dalla banda del Televita. 4-3, però grosse difficoltà per la squadra di casa per mettere la palla a terra da zona 4. Vediamo bene, ricezione, ottimo punto dal centro per Belliato. Alessio Belliato ha messo palla a terra. 5-3 il risultato per gli ospiti. Ospiti che mandano Tovo in battuta, vediamo cosa farà il numero 10 dai 9 metri. Battuta in salto non eccessivamente potente, però Umek ha problemi a riceverla. Comunque possibilità di rigiocata, Umek in attacco, e c'è un fallo fischiato al numero 12, Rete. Fallo di Rete, non protesta il numero 12, dunque evidentemente il fallo c'era. Ivanovic in battuta, forza, sì, tiene la battuta, e c'è poi l'attacco, altro attacco vincente dal centro di Belliato. Ottima anche in questo caso l'alzata del palleggiatore numero 13 Filippi. E c'è il punto direttamente in battuta potente di Casarin, che per il momento è il giocatore che sta mettendo in maggiore difficoltà la squadra di casa, sia in attacco che in battuta. Altro ace di Belliato, e c'è il cambio, esce Cetolo ed entra D'Orlando. Dunque assistito di domenica scorsa a tutti gli effetti. Adesso non forza Belliato, bene Umek, poi chiamato ad attaccare, pallonetto vincente di Umek. Però il Televita si trova a inseguire a tre lunghezze di distanza, 8-5. Vediamo Princi in battuta. Battuta in salto flottante, ricevuta bene da Tovo, poi c'è l'attacco
l'attacco vincente di Casarin della seconda linea. C'è una delle particolarità di questa squadra della Massanzago è che l'opposto in realtà nel giro dietro riceve e a fare di fatto l'opposto è l'ala Casarin che attacca anche dalla seconda linea. Intanto c'è un muro televita e un cambio, entra Daniel Anton in prima linea al posto di Vatovac. Cambio tra i due centrali, dunque Umek in battuta, palla fuori, dunque niente di fatto. Niente di fatto dunque per il Televita, 10-6 per Massanzago. Riceve in palleggio d'Orlando, attacco di Cante, palla in campo, punto dunque Televita, 10-7 il risultato. Antonio adesso in battuta, battuta in flottante, ricezione perfetta degli ospiti, poi c'è il muro ma c'è la copertura del libero e poi c'è il tocco a muro di Ivanovic, ma il pallone che si ferma lì ed è impossibile per i compagni di squadra intercettare questo pallone, dunque 11-7, Ribon che va in battuta. Palla fuori e dunque 8-11 e adesso da qualche giro che le due squadre non ottengono break in battuta, vediamo se lo farà il Televita con Cante, battuta in salto flottante che mette in difficoltà Ribon, poi attacco completamente sbagliato di Tovo. Pallone che finisce abbondantemente fuori e dunque, come dicevamo, non c'erano break da un po', adesso ce n'è subito uno, punto tenuto in battuta dunque dal Televita. Vediamo ancora Cante, non chiude Ivanovic, peccato, doveva sfruttare meglio Princi per D'Orlando e palla che finisce fuori ma solo dopo aver toccato le mani del muro avversario, dunque punto per D'Orlando, 10-11, situazione in quasi perfetto equilibrio. Altro turno in battuta per Cante, palla fuori di pochissimo, 12-10. Però intanto si è avvicinata la squadra di casa, lo slogan Tabor Televita, 10-12. Umek tiene, D'Orlando non chiude in attacco, vediamo pallone per gli ospiti, Tovo ottiene il punto, 13-10. Umek in palleggio non bene, Ciaudek per D'Orlando non forza comunque, palla che finisce fuori, 14-10, dunque quanto è stato costruito nel precedente turno di battuta da Cante si è subito volatilizzato in questo turno di battuta del Massanzago con due errori del Televita, dunque si è ritornati sul più 4 per gli ospiti, parziale di 3-0 per il Massanzago,
Ricordiamolo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, conduce per un set a zero. Un 7-0 e 14-10. Si conclude il time out con i due allenatori che hanno dato consigli ai giocatori. Si ritorna in campo ovviamente sempre con il Massanzago in battuta, con il numero 9 Formigano. Battuta corta, riceve Ivanovic, poi canta dalla seconda linea, punto tenuto dall'opposto della squadra di casa, e D'Orlando che va in battuta. D'Orlando battuta in salto, non forza, finisce sul nastro il pallone. 15-11 il risultato, ed è Tovo l'opposto ospite, che il falso opposto, diciamo, chiamiamolo pure così, degli ospiti, che va in battuta. Battuta in salto, ricevuta perfettamente da Ciaudek, poi canta e non tiene il libero. Non tiene il libero la difesa, dunque punto tenuto da Kant dalla seconda linea. Adesso è il turno di Ivanovic in battuta. Vediamo se e quanto forza, ma tocca il nastro il pallone, poi Kant non riesce a tenere questo attacco dal centro del numero 12 Belliato. Dunque 16-12 il risultato. Ed è Casarin che va in battuta. Bene Ciaudek? No, non bene, perché il pallone finisce oltre e il ribone bravo a mettere palla a terra. 17-12, dunque si porta sul più 5 la squadra ospite, che conduce già per un 7-0. Battuta in salto, no. Ciaudek bene, Umek, Murato, Umek, e dunque punto del palleggiatore Nicolas Filippi. E c'è un cambio, esce proprio lo stesso Umek, entra Tony Accarino in banda sul 18-12. Coperta corta per Jeroncic, pallone completamente sbagliato in battuta dal Massanzago, dal numero 16 Casarin, che ha colpito male il pallone, che è finito un 4 metri fuori dal campo. Dunque 13-18 adesso Princi in battuta, salto flottante, ricevuta benissimo, Ciaudek difende questa veloce, Iaccarino in bagger oltre, altra possibilità di attacco, Ciaudek di nuovo in bagger oltre, altra possibilità di contrattacco per gli ospiti, pallonetto di Tovo difeso da Kante, poi Accarino difende, Ribon che poi attacca, D'Orlando ancora, Kante, pallonetto difeso, Ribon in palleggio per l'attacco in campo di Casarin. Attacco in campo di Casarin, 19-13, dunque bella azione questa, bella azione con alcune difese spettacolari da ambo le parti. 19-13,
Bene, Čaudek, attacco di Kante però fuori, e dunque 20-13. Iacarino non bene in ricezione e poi viene murato. Iacarino 21-13. Adesso fa riposare un po' Kant, entra Rimbaudo nel ruolo di opposto. Rimbaudo giocatore molto esplosivo. Čaudek, Principe proprio per il Rimbaudo, non passa il suo attacco, finisce sul nastro. 22-13. Chiama time out Jeroncic. Oggi non vanno bene le cose in casa Sloga. . 22-13, dunque set che se ne sta andando via. Vediamo mentre l'allenatore della squadra ospita pochi consigli da dare, perché le cose stanno andando bene. Jaroncic sfrutta fino all'ultimo secondo di questo time out per dare informazioni e consigli utili alla causa. 22-13, riprende l'incontro. Vegliato deve ricevere Principe perché la palla si ferma sul nastro, poi Iacarino, Murata, ancora Čaudek, Dorlando in palleggio oltre, possibilità di contrattacco per il Massanzago, difende Čaudek, Principe per Iacarino e poi c'è il punto. Bravo, bravo Principe, bravo anche Iacarino in questo caso. 22-14. Iacarino in battuta in salto, finisce contro la rete. Dunque 23-14, solo i due punti dalla conquista di questo secondo parziale in Massanzago. Vediamo il palleggiatore Nicolas Filippi in battuta. Čaudek bene in ricezione, Principe Rimbaudo. E punto ottenuto dal opposto. Daniel Antoni in battuta. Problemi in ricezione per gli ospiti che non possono forzare Iacarino e poi non riesce Antoni a mettere palla oltre. Dunque c'è il set point per gli ospiti, 24-15. Entra intanto il numero 2 Fabrizio Scaglione al centro. Una sostituzione per il muro. Ribon tocca il nastro, poi Iacarino in ricezione, Dorlando che ottiene il punto. Muro fuori, 24-16, però situazione disperata in questo set per il Televita, che deve recuperare altri 8 punti. Vediamo, intanto ho chiesto un fallo di formazione, cioè chiesto la formazione da parte degli ospiti, non sapevano esattamente di chi fosse il turno in battuta. Vediamo, risolto il problema.
problema. Rimbalzo in battuta, intanto battuta corta, attacco in veloce, difeso da Čaudek, poi rimbalzo dalla seconda punta per lui, bravo rimbalzo. 24-17, altro punto Televita, ancora rimbalzo in battuta, battuta in salto flottante, ben ricevuta dagli ospiti, e poi c'è l'errore in attacco del neoentrato Scaglione, palla fuori. 24-18, sì, ma annullato intanto 3 palle set, ancora rimbalzo in battuta, poi c'è l'errore di Tovo. 19-24, vediamo se chiamerà time out l'allenatore o non vedo alcun segnale da parte dell'allenatore ospite per l'arbitro, dunque si continua a giocare. 24-19, ace di rimbalzo, 20-24, e credo che adesso ci sarà il time out, è così, sembrava già ampiamente finita l'incontro, adesso c'è un po' di suspense, annullati 4 set point dal Televita, ne devono annullare altrettanti sul 20-24. Comunque buona reazione, adesso subito dopo il time out, tanto rimbalzo sarà sotto pressione, non dovrà sbagliare battuta. Vediamo, tutto pronto, l'arbitro fischia la ripresa del gioco, rimbalzo in battuta, pallone in campo, intanto attacco vincente di Scaglione, e dunque si chiude 25-20 questo secondo parziale, punteggio di 2-7-0 per il Massanzago, a tra poco per il terzo set. Torna a Trieste dal 3 al 6 marzo Olio Capitale presso la stazione marittima. 12esima edizione, un'edizione importantissima che ogni anno cresce, ogni anno si stanno avvicinando, quando si avvicina una menzione così importante degli sponsor, dai calibro della Crédit Agricole, che è la banca che ormai in Italia è al terzo posto, è una banca che ha sempre fatto del suo business l'agroalimentare, è un segnale. La De Spari è un altro segnale. Gli Steph Scellati, oltre Scarello abbiamo Nonis quest'anno, insomma sono tutti segnali di attenzione, una manifestazione di carattere ormai internazionale, perché sono anche espositori di altri paesi del mondo, che il suo scopo è quello della divulgazione. Due scopi: uno, di internazionalizzare i produttori piccoli nel mondo, per vendere prodotto nel mondo, se no non riuscirebbero a farlo, e l'altra, la possibilità di creare una cultura del consumo da parte del pubblico di un prodotto d'eccellenza. Patrizio Andolfato, come si articolerà questa edizione di Olio Capitale? Allora, la fiera inizia il 3 di marzo, sabato, con il convegno inaugurale che inizia alle 10, saranno 4 giorni di manifestazione. Verrà conclusa martedì verso l'una, ci saranno moltissimi appuntamenti, oltre a 222 espositori provenienti da regioni di tutta Italia, avremo tutta una serie di convegni che parleranno di olio, approfondiranno diversi argomenti legati all'olio, agli aspetti scientifici, agli aspetti culinari, avremo la scuola di cucina con gli chef stellati, con Emanuele Scarello e con la FIP di Trieste. E avremo il bar, dove consiglio di iniziare l'esperienza in fiera, un posto in cui assaggiare tutti gli oli messi a disposizione dagli espositori e capire quali sono i propri gusti, quali sono gli oli giusti e gli abbinamenti giusti per le pietanze che serviamo ogni giorno sulle nostre tavole, e poi ci saranno una serie di appuntamenti
abbiamo un calendario molto fitto di appuntamenti tutti legati all'olio d'oliva. Anche perché ricordiamo che poi l'olio veramente si può abbinare con tante cose. E certo, ci sono tre tipi di oli, quelli fruttati leggeri, medi e intensi. A seconda dell'olio che mettiamo ovviamente sulla pietanza ci cambia il gusto, quindi è molto importante come si dà importanza al vino quando si accompagna a un piatto. La stessa cosa dobbiamo farla con l'olio extravergine. In cucina dovremmo avere tutti almeno tre oli. Dal 3 al 6 marzo, Olio Capitale, presso la stazione marittima. L'incontro valevole per la 17esima giornata del girone C di Serie B maschile tra lo Sloga Tabor Televita e il Massanzago, squadra di casa che si ritrova sotto di 2-7-0 dopo le vittorie nei primi due parziali del Massanzago per 25-19 e 25-20, finora partita a senso unico. Il Massanzago che non ha mai dato l'impressione al Televita di poter lottare ad armi pari, soprattutto grazie a un'efficacia impressionante dalla zona 4 con le due ali Ribon, il numero 15, e Casarini, il numero 16, che sono sempre stati attentissimi, hanno attaccato con percentuali notevoli. Intanto errore al centro di Ivanovic, palla un po' bassa quella di Princi, e dunque non inizia nel migliore dei modi questo parziale per il Televita, che è tornato nella formazione iniziale, ovvero con Cetolo e Ume Kimbanda. Intanto errore in battuta del palleggiatore ospite Nicolas Filippi. Dunque 2-1 il risultato, e Cetolo che va in battuta. Battuta, un salto flottante, tocca il nastro, mette in grave difficoltà gli ospiti. Tovo deve appoggiare in bagarre oltre, contrattacco Umek, pallonetto difeso dal libero e poi Tovo che ottiene il punto. Pallone un po' basso quello di Princi. 3-1 per gli ospiti, occasione che doveva essere assolutamente sfruttata meglio dal Televita. Intanto va in battuta il numero 15 del Massanzago, Luca Ribon, la banda che manda però il pallone sul nastro, dunque punto Televita, 2-3 il risultato. Adesso è il turno di Ivanovic, mentre vediamo che Antone è ancora in centro. E poi c'è l'attacco in pipe vincente di Cetolo, 3-3, dunque una variazione sul tema per il Televita. Credo sia in assoluto la prima pipe schiacciata in questo incontro della squadra di casa, prova un po' a variare il gioco dunque Princi. Ivanovic bene, però benissimo in ricezione gli ospiti, poi bravissimo in difesa Ivanovic, c'è il punto di Umek, vantaggio Televita 4-3. Ospiti già sicuri di aver portato a casa intanto un punto. E finisce fuori la battuta di Ivanovic, dunque situazione in perfetta parità, 4-4. Ovviamente parliamo di questo set perché sennò la situazione è nettamente favorevole agli ospiti, che conducono 2-0. Cetolo, Princi, Umek, palla sul muro e poi fuori, e dunque punto di Umek.
bravo Umek in questo caso. 5-4, nuovo vantaggio Televita e Princi battuta. Rebound in ricezione, poi in bagre il palleggiatore per dietro per Tovo, punto. Punto per Tovo che va in battuta. Bene, ricezione in Televita, palla Umek, difesa che finisce sul soffitto e dunque punto per Umek. Buon inizio terzo set per lui, già 3 punti personali sui 6 totali del Televita. Adesso vediamo in battuta se... buona la battuta, però ricevono bene gli ospiti e poi ottengono il punto come di consueto dalla zona 4 con Casarin, servito con continuità giustamente vista la sua percentuale in attacco, ed è lo stesso Casarin che va in battuta in salto su cerca Cetolo, che è bravo a ricevere poi a sfruttare le mani del muro fuori per Cetolo. Rebound troppo facile questa battuta, è troppo semplice per lui ricevere e poi attaccare, ottenendo così il 7° punto. Bisogna battere più efficacemente. Questa battuta di Antoni era un vero e proprio passaggio, battuta flottante ricevuta bene, poi muro fuori, Cetolo ottiene il punto dunque dalla zona 4, 8-7. Tiene botta per il momento lo Sloga Tabor Televita questo terzo parziale. Rebound bene in ricezione, chiamato di nuovo ad attaccare e mette palla a terra con un pallonetto che non Cante non è riuscito a difendere. 8 pari dunque. Bene Cetolo in ricezione, poi Cante dalla seconda ottiene il punto. Cante 9-8 il risultato. E lo stesso adesso è Cetolo che va in battuta. Battuta in salto flottante ricevuta bene da Tovo, poi c'è il gran palleggio, bella questa intesa tra il palleggiatore numero 13 Filippi e il centrale Formilan, veloce spostata che si insacca tra mani e rete, mani del muro e rete, e dunque punto del 9 pari. E poi c'è l'errore di Ivanovic in primo tempo, pallone un po' basso, Ivanovic non chiude il polso, 10-9, e c'è subito il time out chiamato da Jeroncic. Adesso vediamo che Jeroncic dai consigli, con l'esperienza notevole che ha, dai consigli a Ivanovic sull'ultimo attacco del centro sbagliato, dunque, che ha portato al sorpasso. Massanzago in vantaggio in questo terzo set per 10-9.
Ribon, uno dei migliori in campo finora in battuta. Battuta in salto, non forse eccessivamente bene la ricezione, poi Cante, pallone completamente sbagliato, attacco fuori, 11-9. Cambio, esce Cante, entra Rimbaldo. Ribon in battuta. Battuta in salto nuovamente non forzata. Cetolo per Umek. Bravo Umek a girare questo pallone all'ultimo in diagonale stretta. 10-11. Ivanovic in battuta, adesso ci servirebbe una serie di buone battute sue. Bene, ricezione in libero ospite, pallonetto non chiuso di Casarin, poi Umek può solo appoggiare oltre Casarin, attacco difeso, Rimbaldo difende il libero, altro pallonetto. Possono rigiocare gli ospiti, vediamo. Tovo praticamente senza muro, punto ottenuto da Tovo. Azione un po' confusa, hanno sprecato un due occasioni per mettere giù il pallone giocatore di casa e dunque puniti, poi 12-10 Massanzago, Rimbaldo. Murato, c'è la copertura, però si gioca ancora. Ciaude che imbagger oltre, possibilità di attacco, e ottimo attacco in parallela di Casarin, mette il pallone a terra, dunque 13-10. Adesso veramente bisogna ottenere immediatamente il punto, altrimenti la situazione si fa problematica. Bene Cetolo, poi Umek, però difende Ribon, attacca Casarin, pallone fuori, ha rischiato, ha cercato proprio l'angolo, l'unico angolo non coperto dal muro. Casarin, un pallone tutt'altro che facile. Non è andata bene per lui, bene così per lo Slogatabor Televita, che comunque deve recuperare altri due punti. Bene Ribon e bene Tovo in attacco. Pallone difeso ma che finisce poi abbondantemente fuori, dunque 14-11 per gli ospiti. Forse minore efficacia in battuta anche per le squadre di casa. Problemi in ricezione, Rimbaldo, pallonetto difeso da Tovo e poi c'è il punto tenuto da Casarin. Bella azione questa del Massanzago, ottima anche l'alzata di Filippi. Non trovano contromisura a muro e intanto Tovo tiene il punto in battuta. Altro timeout, 16-11, e credo che anche questo terzo set se ne stia andando. 5 punti da recuperare per il Televita, però quello che preoccupa è che non ci sono assolutamente cali da parte del Massanzago, che continua a giocare a buonissimi livelli.
finito il time out ed è l'ultimo che aveva a disposizione Jeroncic. Che ha sfruttato anche qualche secondo in più di quelli che aveva a disposizione. Vediamo Tovo, riceve bene Umek che poi va anche a schiacciare, tocca le mani il muro ospite, nel specifico le mani di Casarin, finisce fuori il pallone, dunque 12-16, ed è lo stesso Umek che va in battuta. In qualche modo tiene sul pallone il centrale, poi l'attacco di Tovo dalla seconda linea che finisce in campo 17-12 tra Tovo, Casarin, Ribon. Gli ospiti hanno ottenuto veramente moltissimi punti anche in battuta. Questi tre giocatori sono stati particolarmente efficaci, mettendo o ottenendo direttamente punti o mettendo in difficoltà la ricezione della squadra di casa. Vediamo Antoni, difficoltà per il libero, Ribon non forza, possibilità di contrattacco, rimbalzo però non, ancora palla in gioco, attimi un po' confusi, rimbalzo Tovo, poi ancora Televita, possibilità di contrattacco, rimbalzo Ribon, in qualche modo Tovo per Casarin, pallonetto vincente di Casarin dopo un scambio lungo. E questi sono i punti che fanno male, sono i punti che fanno male, perché appunto dopo uno scambio lungo non ottenere niente, restare con un pugno di mosche fa male. 18-13. Sbaglia la battuta Belliato. Alessio Belliato manda il pallone sul nastro. 14-18, rimbalzo in battuta. Bene, ricezione Tovo e poi il punto di Ribon. 19-14. Problemi per Citolo in ricezione. 20-14, partita che se ne sta veramente andando. Ancora in battuta Nicolas Filippi, il palleggiatore, ottima anche la sua prestazione. Giusto per volermi smentire, ha mandato il pallone a metà rete, però ovviamente non incide sul giudizio generale della sua partita, ha gestito bene i palloni. Ottima pipe praticamente a Casarina, schiacciato senza muro l'attacco di Casarin, dunque 21-15, Ribon in battuta, forza, tiene Cialdec, rimbalzo, vediamo se ottiene il punto rimbalzo, però altra buonissima difesa del libero Carlesso, anche lui bravissima. Adesso
fa il suo esordio, diciamo così, l'altro libero, Marco Dal Corso. Vediamo se sarà subito chiamato a ricevere. Sì, tiene. Poi Casarin, bene la difesa Televita, ma Rimbaldo subisce il muro. 22-16, muro di Formilan. Formilan dunque ottiene il muro del 22esimo punto Massanzago. Lo stesso Formilan che va in battuta, riceve Umek. Cetolo in pipe ottiene il punto. 17-22. Tiene botta, anche se obiettivamente oggi mi pare che sta vincendo il più forte. Errore intanto in battuta di Princi. Nuovo cambio in prima linea, entra Scaglione, il centrale che aveva fatto il suo esordio in questo incontro già nel set precedente. Tanto Tovo non forza, però ottiene comunque con una battuta tutt'altro che potente, ottiene il 24esimo punto e dunque siamo arrivati praticamente all'epilogo. 7 match point per Massanzago, 24-17 il risultato. Tovo che secondo me forzerà adesso, vediamo se così forza, però si ferma sul nastro il pallone. Doppio cambio, il Tovo lascia il posto al palleggiatore nonché capitano Leonardo Favaro, mentre il palleggiatore titolare, il numero 13 Filippi, ha lasciato il posto al numero 8 Venturini. Dunque Umek in battuta sul 18-24, sbaglia battuta. Incontro che finisce qui 25-18, dunque con il punteggio di 3-0, 25-19, 25-20 e 25-18, i tre punti se ne vanno a Massanzago. Dunque lo slogan Tabor Televita oggi non muove la classifica, ma comunque la situazione della squadra triestina, della squadra carciolina, è nettamente migliore rispetto a tre settimane fa. Obiettivamente oggi era veramente duro giocare con una squadra in ottima salute. A tra poco per le interviste. Siamo qui a commentare una vittoria più facile forse del previsto da parte del Massanzago, l'allenatore Barbon, che direi dovrebbe essere molto soddisfatto della partita dei suoi di oggi, soprattutto dalla zona 4. Credo che la squadra di casa, lo Sloga Tabor Televita, non vi ha fermato praticamente mai. Ma penso che la differenza l'abbia fatta la battuta e la ricezione. Cioè abbiamo tenuto il loro pareggiatore sempre a 2 metri, 2 metri e mezzo dalla rete. Con la battuta abbiamo portato a casa tantissimo. Avevamo studiato la squadra avversaria in ogni dettaglio, sapevamo in certe rotazioni molto bene quello che facevano e oggi l'hanno fatto. Però ripeto, siamo stati bravi noi in battuta a tenerli lontano, il pareggiatore lontano dalla rete. Soprattutto credo che questa sia stata una sua indicazione fin dall'inizio della partita, battere molto su Cetolo, che è un giocatore che in attacco può far male ma in seconda linea soffre. Sì, a dire la verità anche l'andata ci abbiamo provato, però l'andata non ci è andata molto bene, quindi non è detto, cioè dipende sempre da come sta un giocatore, perché se un giocatore sta bene tu puoi dare tutte le indicazioni che vuoi. Noi la settimana scorsa ad esempio abbiamo avuto tutta la settimana i ragazzi con l'influenza, con varie malattie, e abbiamo giocato non bene. Se i ragazzi stanno bene, se si fa una settimana fatta bene, se si lavora in palestra, se ci si diverte in palestra, poi
come si è visto oggi, si gioca a pallavolo, poi dipende anche dal peso della squadra avversaria. Oggi, dico la verità, loro hanno ricevuto maluccio e ci hanno consentito molto. E lo slogan Tabor Televita visto oggi, secondo lei, lei è una persona super partes perché non è invischiata nella lotta per la salvezza, può ottenere la salvezza? Con questo gruppo sì, anche perché hanno dei cambi molto molto validi in ogni momento, in ogni ruolo, o quasi insomma. Io ho visto una squadra oggi un po' demotivata e non ne so il perché, l'ho visto un po', non dico sottotono, ma perché ho visto il video della partita della settimana scorsa, cioè, oggi fortunatamente per noi hanno giocato sottotono o noi siamo stati in grado di tenerli, diciamo così, a bada. Secondo me un gruppo così assolutamente sì, deve salvarsi, ma secondo me si salva senza problemi. Il campionato è ancora lungo. Ci sono delle squadre dietro che stanno facendo molta più fatica di questa. Siamo a commentare una sconfitta netta per 3-0 con il libero dello Slogan Tabor Televita Ciaudek, mentre forse una settimana fa col Motta proprio una ottima percentuale in ricezione è stata uno dei motivi della vittoria. Oggi invece problemi in ricezione, poi ovviamente con tutte le conseguenze, scarsa efficacia in attacco. Secondo me il problema non è la tecnica, la tattica, ma un problema di carattere. Secondo me siamo giovani e il carattere lo dobbiamo tirare fuori, soprattutto in partite così come contro Motta e contro Padova. Qua siamo partiti bene, ma dopo non so cosa è successo, siamo calati di testa secondo me. Comunque una sconfitta con una squadra che oggi si è dimostrata superiore, perché bisogna dire che loro sono stati molto efficaci in attacco dalla zona 4, però una sconfitta che non pregiudica le vostre possibilità di salvezza. No, quello ce la giocheremo comunque in ogni partita, dobbiamo dare sempre il massimo e... Sì, loro come ha detto sono venuti qua a giocarsela, no? E questo dobbiamo fare noi, senza nessuna pressione, senza nessuna paura e con carattere.